19 marzo 2018 Milano una certezza, Houston sempre la miglior squadra NBA. Poi tante novit per CLNBA, sarà anche entrata nell'ultima fase della regular season ma con due incertissime volate playoff ancora aperte, nessuno può mollare. Non mollano Toronto e Portland, che scalano posizioni nella top 5 del team ranking, la classifica con cui ogni settimana Gazzetta.it misura i rapporti di forza nell'association tenendo conto, tra l'altro, di record, stato di forma, valore del roster e obiettivi. Novità anche nella top 10, dove rientra San Antonio, mentre scivolano i Clippers di Gallinari, cambio anche all'ultimo posto, il peggio della NBA adesso a casa Phoenix. James Harden sta trascinando i Rockets alla loro miglior stagione di sempre. Up il primo posto a Ovest praticamente in cassaforte, i Rockets hanno 3 gare di vantaggio, e lo scontro diretto a favore, sui Warriors decimati dagli infortuni. D'Antoni ha 2 successi dal record assoluto di franchigia, Harden ha le mani sul suo primo MVP, non ci gara, l'ha incoronato il coach dei Rockets Alvin Gentry, e la squadra gira a meraviglia, non potrebbe esserci modo migliore di prepararsi ai playoff. Il polemico KO coi Thunder ha chiuso la striscia di 11 successi di fila. Ma non cancella lo straordinario momento dei Raptors, sono padroni dell'Est, unica squadra nella top 5 per efficienza sia offensiva che difensiva, giocano un basket meraviglioso che non dipende dalle star, anche se DeRozan sta vivendo una stagione straordinaria. Casey ha un obiettivo fondamentale da qui alla fine della stagione, preparare i suoi giovani ai playoff. Golden State Warriors 53-17 rallentamento inevitabile vista l'impressionante sequenza di infortuni che hanno privato Kerr di Steph Curry, domani aggiornamento sulla caviglia destra infortunata, Klay Thompson, nuovi esami al pollice fratturato giovedì, e Kevin Durant, KO. Almeno fino a fine mese per la frattura della cartilagine costale. L'obiettivo è essere sani per i playoff e a parole il coach campione in carica non si preoccupa. Ma un campanello d'allarme in casa Golden State sta suonando e come Portland Trail Blazers 44-26 la squadra più in forma del momento continua a stupire. 13 vittorie consecutive, Damian Lillard a livello MVP e un supporting cast finalmente all'altezza di Dame e Chi Lunga McCollum a cominciare da Yusuf Nurkic, finalmente terzo violino da 14,5 punti e 10,5 rimbalzi nella serie d'oro. I Blazers da qui alla fine hanno il secondo calendario più duro dell'intera NBA, ma hanno anche quella fiducia che può aiutarli a fare la differenza e prendersi il terzo posto a Ovest. Le 4 sconfitte nelle ultime 5 partite sono più colpa degli infortuni che di un passo intro a livello di squadra. Coach Stevens ha recuperato all'OFO, de domani contro i lanciatissimi Thunder dovrebbe ritrovare anche Kyrie Irving, fermo da una settimana, aspettando sempre il rientro di Jaylen Brown. Le 6 a 8 settimane di stop di Marcus Smart, per sono quello che più preoccupa in chiave playoff. Russell Westbrook in tripla doppia nelle ultime 5 partite. AP Oklahoma City Thunder 43-29 Oklahoma City ha cambiato di nuovo marcia e spera sia quella definitiva. 6 vittorie su 6 da quando Corey Brewer è entrato in quintetto, con Russell Westbrook in versione assatanato, 5 triple doppie di fila, e la squadra che gli va a tro, altri 5 in doppia cifra nella serie vincente. A Ovest può succedere ancora di tutto ai Thunder, che pur hanno il terzo calendario più difficile da qui alla fine, sono pronti, la rivelazione della stagione non ha ancora smesso di stupire, 9 vittorie di fila, 21 nelle ultime 23 uscite. I Jazz sono la testimonianza che un ottimo sistema di gioco riesce a mascherare la mancanza di superstar. Merito a Quinn Snyder, al ritorno di Rudy Gobert che ha restituito aiuto alla sua ancora difensiva, a Ricky Rubio finalmente salito di livello. E soprattutto a Donovan Mitchell, la «nuova speranza» di Salt Lake City che viaggia a 21,4 punti di media nelle ultime 23 gare.
cose da Rookie of the Year e non solo. New Orleans Pelicans 40-30. La straripante vittoria sui Celtics fa dimenticare le 4 sconfitte nelle ultime 5 gare che l'avevano preceduta. New Orleans ha bisogno della versione monster di Anthony Davis per vincere, ma da quando si è fermato Cousins sente più che mai il bisogno di trascinare la squadra. I Pelicans hanno anche il vantaggio del